Ciao a tutti amiche e amici della GAPS. Allora, sono qui nel mio studio di registrazione, è un momento di calma, è gennaio, quindi per noi artisti di strada ci riposiamo, perché insomma fuori fa un po' freddo, non abbastanza quanto dovrebbe, ma comunque un po' di freschetto c'è. E sono da poco tornato, se mi avete seguito su Instagram lo sapete, dalla Corea del Sud. Cosa facevo in Corea del Sud? È molto semplice. Insieme ad altri 75 circa artisti provenienti da tutto il mondo, sono stato chiamato con Giacomo Gamberucci, mio amico violoncellista, sono stato chiamato alla prima edizione del Baskers World Cup, quindi la Coppa del Mondo degli artisti di strada. Sì, insomma, in pieno stile coreano, una competizione, diciamo un po' in stile Squid Games, però con la differenza che chi perdeva non moriva. Ebbene, cos'è successo? È successo che è stata un'esperienza incredibile. Ho mangiato del cibo pazzesco a tutte le ore del giorno e della notte, perché la cosa più bella, se devo dirne una, della Corea del Sud è che i ristoranti sono aperti sempre. Ma nel senso che tu alle 5 di mattina puoi avere un pasto completo, puoi arrostirti la carne davanti a te, cosa tipica coreana, il tipico Korean barbecue. Puoi ordinare i noodles, puoi ordinare il bibimbap, che è il tipico piatto a base di riso freddo tendenzialmente, e soprattutto puoi bere tantissima birra Cass. Grazie Cass per aver sponsorizzato il nostro viaggio. Durante insomma questa esibizione ho potuto conoscere alcuni artisti di strada con cui ho fatto amicizia, che mi sono entrati nel cuore. Ne cito alcuni, ma gli altri non se ne sentano offesi. Insomma, uno direi che è il nostro compagno di stanza, Gabriele Pollina, grandissimo artista di strada che suona il suo hang drum, Moses Concas, grande armonicista, beatboxer, grandissimo performer, e poi i Sidewalks, ovvero Nicolò e Gaia, un duo acustico, acoustic folk, dall'intensità rara, sinceramente, che io ho conosciuto. Sì, ok, sono tutti italiani, ma è un caso. Noi eravamo la combriccola degli italiani, però la combriccola degli italiani non era formata soltanto da italiani, ma anche da chi aveva la fortuna di avere un cognome italiano, ovvero il mio carissimo amico Borja Catanesi. Noi formavamo, diciamo, la cricca degli italiani. Sì, ci siamo un po' divisi all'interno del festival, perché comunque eravamo in tanti. Ma la cosa bella era che ogni sera potevamo ritrovarci tutti sotto lo stesso tetto, o per meglio dire tutti allo stesso bancone, perché c'era il bar dove facevamo le jam session che ci ospitava tutti. E in questa jam session succedeva di tutto, si suonava tanto insieme, tutti si esibivano, ed era lì che passavamo le nostre nottate, alla fine delle quali appunto andavamo a cenare, o meglio, come la chiamavo io, la seconda cena. È stato, insomma, tra i momenti più belli del viaggio in Corea, senza dubbio ci sono le nostre seconde cene. E per quanto riguarda il festival, è stato molto stremante, devo dire, perché insomma in Corea sentono questa cosa della competizione in maniera pressante, quindi tendevano un pochino a esasperare la tensione. Allora, ve la spiego brevemente, funzionava così. Tutti quelli che volevano partecipare a questo festival hanno mandato un video per passare la prima selezione. Questo è stato fatto la primavera scorsa. Passata la prima selezione con il video, dovevi mandare un secondo video per passare la seconda selezione. Se passavi la seconda selezione, arrivavi alle semifinali. E le semifinali avevano luogo proprio in Corea. Quindi abbiamo preso il nostro aereo, abbiamo avuto una bella giornata, 24 ore di ritardo, facendo scalo a Monaco. Siamo atterrati a Seul. A Seul, in qualche modo affittando un pulmino con un autista che veniva dalla Mongolia, abbiamo raggiunto Gwangju, perché questo festival si chiamava Gwangju Baskers World Cup. Gwangju è una cittadina al sud della Corea del Sud, di circa 1 milione di abitanti, quindi diciamo, per lo standard coreano è una città abbastanza piccola. Bene, qui abbiamo trovato sistemazione nel nostro albergo e sono iniziate le semifinali vere e proprie. Quindi c'è il primo turno, ci esibiamo, abbiamo 10 minuti compreso montaggio, quindi diciamo 7 minuti in cui facciamo due canzoni. Una volta finite le semifinali, ovvero tutti i partecipanti, i 75 che venivano da tutto il mondo, più un'altra settantina, ottantina proveniente dalla Corea, si esibiscono. Una volta finite tutte queste semifinali, si aspetta il giudizio dei giudici. E
Quando i giudici hanno finito di esaminare tutti, si sa e si scopre chi è passato e chi no. Te lo fanno sapere, la prima volta è stata un pochino strana, eravamo tutti nel pullman insieme, stavamo facendo una, diciamo, una gita scolastica per artisti di strada e hanno voluto un po' tenerci insieme per far respirare quest'area di tensione relativa al risultato della prima semifinale e abbiamo saputo lì in pullman chi era passato e chi no. È stato, insomma, siamo passati alla prima selezione. E da lì diciamo che questa tensione si rinverdiva ogni volta. Abbiamo suonato quindi un'ulteriore volta, abbiamo aspettato per il giudizio dei giudici, siamo passati e siamo arrivati incredibilmente fino alla finale, ovvero i primi 16 classificati. Era un po' il nostro obiettivo perché il premio in denaro era dato soltanto ai primi 16 e quindi noi volevamo quantomeno ripagarci le spese, perché sì, domanda che vi starete facendo, l'organizzazione si è occupata di pagarci il volo, ma non ci ha pagato l'alloggio, non ci pagava il cibo, niente. Devo dire, Guangzhou, questa cittadina dove eravamo, non è particolarmente cara, però insomma, noi ovviamente avevamo anche la possibilità di fare arte di strada, quindi un po' ci siamo sostentati con l'arte di strada e un po' puntavamo anche, insomma, qualora si fosse potuto, a vincere uno dei premi in palio. Quindi ci siamo esibiti alla finale. Vi lascio il link qui sotto dell'esibizione completa della nostra finale. Io a rivederlo devo dire che si nota che sono un po' emozionato e abbiamo scelto una canzone direi strana per una finale. Eravamo incerti tra quella che abbiamo cantato, che è Te possino da tante cortellate di Gabriella Ferri e Bella Ciao. Abbiamo optato poi per questa canzone poco conosciuta in Italia, senz'altro per niente conosciuta all'estero, sicuramente non conosciuta in Corea del Sud, perché ha un ritornello catchy che quindi puntavamo a far cantare al pubblico. Se volete sapere com'è andata, beh, cliccate il link qui sotto. Cosa è successo? La finale è andata molto bene. Siamo riusciti a classificarci quarti. Il nostro amico Borja Catanesi giustamente ha preso il terzo posto, perché è proprio grazie a lui che siamo andati a fare questa competizione. La scorsa primavera mi dice: guarda, c'è questo festival in Corea, perché non fai l'application? Gli dico: Borja, ci saranno centinaia di migliaia di basket in tutto il mondo, figurati. No, ma dai, prova. Io ho provato e sinceramente così, proprio per farlo, perché insomma l'abbiamo fatto insieme, ho detto vabbè, facciamolo. E non potevo immaginare, sicuramente non potevo immaginare di arrivare in Corea, non potevo immaginare che io e Giacomo saremmo arrivati in finale, che poi avremmo anche vinto il quarto premio, quindi insomma ne siamo molto contenti. L'esperienza coreana è stata magica, incredibile, non ho ben capito, in teoria tutti i primi 16 classificati sono invitati automaticamente l'anno prossimo, ovvero il 2023, quindi speriamo di rivederci in Corea, anche perché dopo un po' che non ci sono più mi mancano tutte quelle belle mangiate alle 5 di mattina, andare a letto con la pancia bella piena di birra e di carni varie, ed è stata un'esperienza magnifica. La gente era presa bene, anche se era insomma un po' particolare il rapporto con la gente. Finito il festival abbiamo deciso di fermarci oltre la durata del festival, abbiamo cambiato i nostri biglietti e quindi siamo andati prima a Busan, che è una cittadina del sud, un po' la California della Corea, e poi siamo andati a Seoul, e in entrambi questi posti ci siamo esibiti per strada a fare proprio il nostro spettacolo di strada, ed è stato molto molto figo, la gente curiosa si è radunata intorno a noi, a tratti hanno ballato, a tratti hanno cantato, insomma portare la musica italiana nel mondo vuol dire anche portarla in quei posti in cui magari è proprio meno conosciuta, perché un conto è cantare Volare a Berlino, che ne so, a Francoforte, a Madrid, anche a New York, insomma un posto in cui comunque la cultura italiana occidentale è qualcosa di vivo, e un conto è farlo a Seoul, dove magari il ragazzino di 25 anni che ti sta guardando non ha neanche idea della lingua in cui tu stai cantando. Beh, è stata un'esperienza magica sicuramente. L'Asia è la seconda volta che ci vado e per la seconda volta mi ha conquistato il cuore, quindi non vedo l'ora di tornarci. Se vi piacciono altre storie così, lasciatemelo scritto nei commenti, fatemi sapere che cosa ne pensate, voglio raccontare di più della mia vita, lasciarvi una sorta di diario di bordo per raccontarvi com'è la vita di un artista di strada giramondo. Quindi se non l'avete fatto, ovviamente iscrivetevi al canale, cliccate la campanella, seguitemi anche sugli altri vari social network, i link stanno qui sotto, sapete come funziona e ci vediamo presto, ciao!